La respirazione ha un ruolo fondamentale nell'esercizio del bozzolo di seta. Ciò che lo distingue da altre pratiche è che in questo esercizio specifico, come d'altronde nella pratica del Tai Chi, la respirazione è assolutamente spontanea e naturale. È promossa sostanzialmente dal movimento del corpo, che agisce con le sue alternanze di movimento in apertura e in chiusura, se preferiamo yin e yang, come un mantice. Sostanzialmente, quando il movimento è shun chan, il corpo assorbe aria; quando il movimento è ni chan, il corpo emette aria. Quindi abbiamo queste due fasi di espansione e di retrazione, che possiamo illustrarvi adesso in questo modo, tornando brevemente all'esercizio. In questa posizione di base, se dovessimo pensare al respiro, perderemmo di concentrazione per come eseguire il movimento. Quindi manteniamoci rilassati e cerchiamo di eseguire il movimento con la massima morbidezza e naturalezza. Quindi lasciamo andare il peso verso terra, spostandolo verso sinistra, la mano cade. Nel momento in cui solleviamo la mano, possiamo percepire che l'aria entra dentro il corpo e l'energia sale dalla radice dei piedi verso l'alto fino all'apice della testa. Il movimento di passaggio al centro è come quando il sole arriva dalle 11 alle 13 per poi decrescere. E come decresce il sole, il corpo si rilassa, si espande, allo stesso modo l'aria esce. Quindi è il movimento che fa sì che l'aria entra nella giusta misura per quello che serve al movimento stesso ed esca nello stesso modo.